Ciao a tutti Gucci e ben ritrovati dal vostro Andrei41, finalmente su Pokémon Ultra Sole! Dopo una bellissima e lunghissima pausa si torna a calcare le strade di Alola. E dunque, cosa succederà in questo post-game? Oltre a catturare i Tapu che non ho catturato in Pokémon Sole, sì, è una cosa un po' strana ma non l'ho catturati, catturerò tutte quante le Ultra Creature e penso che però prima farò la storia del Team Rainbow Rocket e tutti quanti gli altri boss dei videogiochi. Dei videogiochi Pokémon, ovviamente. Quindi, direi di cominciare subito. Andrea, sei sveglio? Avessi visto come dormivi, sembravi uno Snorlax. Torniamo all'inizio del gioco, praticamente. Alola, au! Mi sono fatto guidare dalla Brezza Marina ed eccomi qui. C'è anche un minigioco che coinvolgerà anche Meow. Comunque sia, lo vedremo più avanti. Oh, troppo bello, il mio di canto, guarda come brilla la sua moneta! Miau! Anche lui fa miau. Ah, già, vieni Andrea, fuori ti aspettano. Forza, andiamo, campione di Alola! Vediamo un attimo, però ci sono Zoe e Darth dell'Ultrapattuglia. Ah, ecco Andrea, complimenti campione! Non abbiamo a disposizione dati scientifici che spieghino esattamente cosa siano i campioni, ma sono sicuramente degli allenatori forti. Perciò abbiamo una richiesta per te. Sono state rilevate delle ultra creature a Pony. Di certo sono arrivate dall'ultravarco aperto da Necrozma. Preoccupartene tu. Se sei diventato campione vuol dire che sei più forte della corona di Lisra, no? Wow, allora veniamo anch'io in Cinnabar. Niente da obiettare. D'altra parte, in base ai miei calcoli, voi due siete i migliori allenatori di Alola. Stiamo andando a Pony proprio ora, volete venire con voi? Certo! Che bello, andiamo tutti insieme! Cavoli, un passaggio meglio di questo che vuoi! Alla via antica di Pony, quindi! Ah, poi qua vicino prendevamo anche il bracciale per le pietre, per le mega pietre. Ehi, Andrea, vieni qui. Le oltracature sono nella foresta di Pony. Andrea, complimenti per titolo di campione. Ho sentito che la lotta decisiva con Nao è stata molto appassionante. Mi aspettavo di meglio, veramente. Però sono contento che c'era lui a sfidarmi. Quindi sarete voi due a investigare sulle oltracature. Farò del mio meglio per aiutarvi, cominciando da questo regalo. Delle Uchibol? Ma è la sua da Maxi? Vabbè, insomma. Anche a Sinnoh piacciono tanto le malasade. Inoltre, lascia che ti affidi questo tipo Zero! È da parte del signorino Iridio. Tipo Zero in Pokémon Sole dobbiamo andare noi a prenderlo. E ci ho fatto anche il video insieme a Cosmog, se non sbaglio, sì. Tipo Zero, ok. Non lo rinomino per ora. Anche perché sarebbe Type Null, proprio il nome inglese praticamente. È stato creato come arma per una missione precisa. Fu ibernato dopo aver perso il controllo durante un esperimento. Praticamente Mew. Mewtwo. Ed ecco anche le ROM che servono per far cambiare tipo a Silvaldi la sua evoluzione. Grazie. Ottiene varie ROM, giusto. Quelli di Rio scommetto che mi sta evitando perché sono diventato più forte. Ma vedrete, quando tornerà dal suo durissimo allenamento lo sfiderò e ne vedremo delle belle. Ok, allora vado alla foresta di Pony. Anche i membri dell'Ultrapattuglia sono andati là. Se non sbaglio, alla sfida del campione, quando noi andiamo a difendere il titolo, c'è una lotta anche contro Samina. Dato che ha detto Iridio, diciamo che c'è la madre, appunto, no? Sempre dello stesso ramo della famiglia. Quindi c'è Samina, mi sembra, da quello che ho visto in giro, ma non ne sono sicuro. Comunque sia, quando farò il video delle sfide della difesa del titolo, metterò anche lei se c'è. Grazie per essere venuti. Delle ultra creature si aggirano qui nella foresta di Pony, sono dei Blacephalon. Fragor? Sì, dovrebbe esserci Fragor. Penso che si sentano confusi, ma è normale quando si arriva sul mondo sconosciuto. Dai, ero anch'io. Tu, Zoe? Ti assicuro che non è andato a vedere neanche per un attimo. Oh, beh, comunque, ecco delle Uchibol. Si possono comprare solo a Leather Paradise, ma hanno accettato di fornirci alcune gratis. Si possono comprare. Comprare perché?
Ok, voglio che le catturi anche tu. Se catturate un Blaze Aphalon e lo mettete nella vostra squadra, ve ne saremo grati perché ci aiuterà nelle nostre ricerche. Pare che ce ne siano almeno 3 esemplari. Ah, quindi devo metterlo in squadra? Ok, allora devo scegliere se tenermi Pokémon in squadra o mandarlo direttamente ai box. Per sicurezza cambio le opzioni. Non si sa mai. Ecco qua, ok. Allora cerchiamo questi Blacephalon, come cavolo si chiamano. Eccone uno, va. Ce ne sono tre, quindi devo catturarne sicuramente almeno due io. Blacephalon. Carino, carino. Vediamo un po'. Contro Slyla. Oddio, che tipo è Blacephalon? Vado un po' con sgranocchio, non lo so, non so che tipo è. Ciao! È super efficace, dai! Ma povero! Tipo psico, allora. Vabbè. Tanto non penso che vadano KO. Ah, l'ha preso lui, l'ha preso? È troppo forte, non c'era proprio modo di catturarlo. Adesso presumo che se ne saranno nascosti e smetteranno di attaccare gli altri Pokémon. Nel frattempo potremo raccogliere più dati possibile e sviluppare un piano di salvaguardia di Blacephalon insieme alla Fondazione Aether. Bravi Ale e Andrea, siete stati fantastici. Dunque, dovrebbe esserci ancora qualche Blacephalon in giro. Ok, questa volta ne catturerò uno per l'ultra pattuglia. Stai zitto, Au, lo catturerò io. Ah, poi però devo anche fare la parte di pony, comunque sia questa parte di pony, che è bella lunga, ci sono un sacco di allenatori. No, questo è un Pokémon normale, non è lui. Allora, stavolta cerchiamo di non farlo fuori. Ovviamente se andassi con Sgranocchio lo farei fuori un'altra volta. Penso però che il gioco te lo faccia spawnare finché non lo catturi. E sarebbe davvero una cosa carinissima da parte del gioco. È tutto super efficace. Rogodenti che è poco efficace. Proviamo. Potrei cambiare Pokémon, sì. Ma c'ho voglia. Ah, mi stavo chiedendo. Buio a effetto. Il fuoco. No, la roccia a effetto. Che tipo è? Che è un doppio tipo comunque sia. Mandiamo Zacro che potrei fargli inseguimento che non toglie neanche tanto. Però vado con attacco d'ala che gli toglie un... che gli fa un danno normale. Vediamo un po'. Wow! Che figata! Oh mio Dio! Blacephalon, ma che fai? Si è dimezzatissimo la vita, poverino. Vabbè, mo lo catturo, dai. Bando un attimo l'Iopop perché è a 62. E lanciare mandare in campo un Pokémon più forte di livello e per cercare di catturarne un altro di livello più basso, praticamente è la cosa migliore da fare. Abbiamo 8 Uccivol, grazie anche alle 3 che ci ha dato quella volta. Chi era? Non mi ricordo chi ci ha date, ma forse proprio Ciceria? Bene, bene, bene. E Blacephalon è stato catturato. Dovrebbe essere Uccifragor il suo nome da ultra creatura. Però mi sarebbe davvero piaciuto provare a catturare Struttura. Sembra che sia un'ultra creatura, si avvicina alle persone ondeggiando e fa esplodere la sua testa all'improvviso. Vuoi dare un soprannome? Kamikaze, guarda. Raggiungo la squadra e io leverei pizza poi a sto punto, dai. Comunque sia me lo rimetto in squadra, pizza poi oramai è deciso, cioè lui deve stare in squadra con me per sempre. Va a finire che anche Au l'ha preso, scommettiamo? Ecco, Au ha catturato un Blacephalon, ma guarda un po', anche io l'ho catturato. Spero che un giorno ci rivedremo. Anche a Sinora ha fatto piacere lottare contro avversari formidabili. Bene, ora torniamo a casa, Andrea. Vabbè, se sei contento di tornare a casa subito. Ah, il giorno dopo, così proprio. Quindi non era neanche necessario mettersi in squadra. Io ho un Pokémon che non voglio in squadra.
Che tipo sei Blacephalon? Fammi leggere. Sei fuoco spettro, bello però come tipo. Il fuoco mi piace. È il mio tipo preferito, però. Fuoco spettro, Chandelure. Beh, mio caro Andrea, adesso che sei diventato campione, credo proprio che sia arrivato il momento di mettere un po' in ordine, vero, Miao? Cavoli. Vuoi dire che l'evento di Miao. Ah no, perché peccato, è lui, pensavo fosse l'evento. Ah, Andrea, che succede? È un disastro, una catastrofe, la mia rovina, non so come fare. Sei un amico di Andrea, è piacere di conoscerti. Ma cosa? Ah, mi scusi, piacere, mi chiamo Chris. Scusi, ora mi calmo. Andrea, ha bisogno di te, deve aiutarmi. Dei loschi individui sono bucati fuori da non so dove, hanno preso possesso del Festi Plaza! Oh! Che bello! Così è l'evento! Ah, pensavo fosse diverso! Bello però! All'improvviso è stato come se lo spazio fosse stato distorto, il programma del Festi Plaza è stato riscritto! E il castello è diventato così. Beh, a stile. Ah, la pensi anche tu, Andrea? Ha una recupa, un po' come il livello finale di un videogioco. Devo ammettere che questi tizi, chiunque sia, hanno stile. Una cosa è certa, è gente fuori dal comune. Anche ammettendo un malfunzionamento del sistema, noi abbiamo impresso tutti a riuscire a impadronire Festi Plaza. Hanno messo fuori uso il mio accuratissimo sistema di sicurezza. Andrea, puoi darmi a riprendere il controllo del Festi Plaza? Certo! Ma certo! Fantastico, con il campione a mio fianco non ho paura di niente. Allora, andiamo. Che bello, cos'è l'evento del team Rainbow Rocket? Oh, salve reclute! Fermi lì! Nessuno può entrare nel castello del team Rocket! Io ho i privilegi di amministratore. Silenzio, piccoletto, non credere di confondermi con quei paroloni! Bah, non importa. Ora questo è il castello del Team Rocket, fatene una ragione! Oh, le citazioni! E ride. Ah, quindi questi tizi sarebbero il Team Rocket. Non permetterò che questi prepotenti si impossessino della mia creazione. E poi, cosa significa esattamente che questo adesso è il castello del Team Rocket? Fammi controllare una cosa. Vedo, vedo, vedo. Andrea, ci sono. Sembra che abbiano modificato il programma. Ora nessuno può lottare con i propri Pokémon. Non possiamo farci togliere i nostri Pokémon. Dobbiamo trovare un altro modo per mandare, mandare via questi. Due volte? Per mandare via. Va bene. Hanno scritto due volte. Ma posso salvare? Mi scusi, signore. Puoi rubare Pokémon a volontà, ma io voglio. Fatti una ragione, deal with it, ma. Ma. Ah, no, questa piattaforma non è in uso. Va bene, l'agenzia lotta, ecco. Come facciamo a liberarci del team Rocketto Dan? Come facciamo? Mi siedo qui, sono il capo. Ultravarco, controllo del Festi Plaza. Sì, agenzia lotta, ok. Chris, ah, eccoti. Come facciamo a liberarci? Lottiamo con Pokémon di altri. Usiamola, è uguale, l'agenzia lotta. L'agenzia lotta? Ma certo! Non possiamo usare le nostre squadre, ma grazie alle regole dell'agenzia lotta possiamo lottare con i Pokémon di altri allenatori. Aspetta un secondo. Grazie ai miei privilegi di amministratore posso accedere in modalità di bug. Fatto! Ora riavvio il programma. Quindi è tutto finto. Ah, io pensavo che quelle signorine fossero vere. Vabbè. Ecco, ora anche noi possiamo usare l'agenzia lotta. Questo è tutto quello che posso fare, mi dispiace. Andrea, tu occupati del team Rocchetto, servendoti all'agenzia lotta. Nel frattempo io cerco di recuperare completamente i miei privilegi di amministratore. Rocchetto Dan! Benvenuto all'agenzia lotta. In questa struttura puoi prendere in prestito dei Pokémon e lottare insieme agli allenatori in vista del tuo Festi Plaza. Di fatto, sarai il nostro agente e ti verrà assegnato un grado che aumenterà in base alle tue prestazioni. Man mano che il grado aumenta, potrai prendere in prestito dei Pokémon sempre più forti. Agente, la
La tua missione è spoderare tutta la tua abilità e raggiungere il grado più alto per lanciarti in una sfida selezionata voglio lottare. Molto bene, prepariamo una sfida. Scegli un'opzione. Voglio scegliere un Pokémon. Scegli un Pokémon fra quelli disponibili al momento. Raikou, Uxie e Slaking. Slaking, ragazzi, dipende che abilità. Perché se no prendo lui, prendo. Pigrone, ma manco morto, scelgo Slaking. No, 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 sbagliato. No, 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 sbagliato. Perché sono impedito? Ma con gli occhiali. Ecco due alleati per questa lotta. Come va? Male. Ho preso Slaking. Team Rainbow Rocket. E tu chi sei? Adesso ti colgo per le feste. Ma la musica del Team Rocket remixata, ragazzi! Mamma mia, che figata! Beh, per chi non lo sapesse, io sono un fag delle prime generazioni di Pokémon. Quindi, insomma, è inutile che... Sono troppo di parte, sono troppo di parte io. Non posso esprimermi più di tanto. Un Raticate! Sì, lo so che si dice Raticate. Marte il pugno, però ho le... La benda scelta consente di usare soltanto Terremoto. E poi ho anche Pigrone. Accidenti, proprio per sbaglio l'ho preso, però spero si riveli utile. In fondo con benda scelta ho 50% in più di attacco. Quindi, guardalo! Beh, se lui però va di Super Zanna, mi toglie solo metà punti vita. Vai. Però sono anche più veloce. In effetti Slaking ha tantissimo attacco, ma la velocità non ce la sapevo. Sapevo che Vigoroth era veloce, mi pare di ricordare. Mo mi tocca cambiare però. Explode, Baccarat, Cell, Poco Bomba, Boato, Baraonda. Vai, vai, vai con lui. Del Mais neanche lo vedo perché è erba spettro, quindi un aerasoio mi faceva male. Mi distruggeva proprio. Guarda là che robetta! Due tubi di scappamento potenti. No, dai. Vabbè, che settava Toxic era quasi ovvio. Vado con un attacco normale, gran voce almeno faccio da stab. E lo potrei mandare giù, eh. Manco morto, manco morto. Andiamo ancora con gran voce, vabbè, anche ci rimetto Explode, mando del Mais a questo punto. Anche fa attacco d'aria la resisto. E Golbat non ha più energie, ottimo, ottimo. Ehi, guarda di qua! Ehi là! Ehi gente, come va? Ehi là! Ehi gente, come va? Ehi là! Meme. Impossibile, ho perso contro un moccioso! È imbarato! Non è possibile che tu sia riuscito a sfruttare al meglio la capacità dei Pokémon di altri allenatori! Per pura fortuna, eh! Perché sennò sceglievo o Uxie o Raikou. Ragazzi, facciamogliela vedere! Questo ormai è il castello del Team Rocket, non ce la farete mai a riprendervelo! Capo, non ti deluderemo! Ma io Giovanni gli stringerei la mano, se non fosse per il fatto che... Da noi Giovanni è la mafia italiana, da loro è la Yakuza. Non so quale sia peggio. Ah, giusto in tempo, ora riavvio il sistema! Ah! E barra il Team Rocket da Festi Plaza! Bannati, bitch! Oh, proprio l'ultimo! Fiu, per un pelo ce l'abbiamo fatta Andrea.
Mentre tu tenevi a bada quei prepotenti, sono riuscito a ripristinare i miei privilegi di amministratore. Ho modificato il programma. Il Team Rocket non potrà mai più accedere a Festi Plaza. E ne ho anche approfittato per far tornare tutto come prima. Anche il castello? Beh, devo ammettere che il design dietro da quei farabutti mi piaceva. Quindi raggiungerò i temi disponibili. Inoltre, ho intenzione di programmare un boss perfetto per il castello. Se vuoi cambiare l'aspetto del castello, fai salire il livello di Festi Plaza. E questo è per te, per ringraziarti del tuo aiuto. Oh, pulsante fuga? Andrea, meno male che c'eri tu. Bene, ora possiamo andare. Finisce così la mia avventura col Team Rainbow Rocket, ma ci sarà tanto altro da fare ancora con il Team Rainbow Rocket. Non finiscono qui le avventure. Penso che proprio domani inizieremo appunto a combattere contro il Team Rainbow Rocket. Guarda cosa ha imparato Miao ad accendere la TV. Va bene, qual è la cosa quindi strana, madre? Sì, spreca la corrente. Proprio in questo momento la Fondazione Eider sta tenendo una conferenza stampa riguardo ai nuvoloni neri apparsi nel cielo di Pony. Vediamola insieme in diretta. Oh yeah! Sappiamo che la notizia dei nuvoloni neri che hanno oscurato completamente il cielo di Pony ha suscitato grande inquietudine. Questo fenomeno è stato causato da un Pokémon sconosciuto chiamato Necrasma. È giunto da loro da un altro mondo attraversando un'ultravarca con l'intento di rubare la luce nella nostra regione. Come ha detto, questa creatura, Necrozma, vuole rubarci la nostra luce! Sì, è così. Non abbiamo più motivo di temere. Allora non sarà inghiottito dalle tenebre. Grazie a un allenatore molto coraggioso, il pericolo è stato scongiurato. Ma Vicio sta ancora lì a farsi i cavoli suoi, perché? Alla Fondazione Eider stiamo mettendo a punto delle misure per la gestione degli ultravarchi per evitare che simili incidenti si ripetano. Per la precisione stiamo studiando come... Cosa? Non è possibile, quello è... Un ultravarco, ma cosa? L'avete visto? Ah! Chi sei? La vostra fondazione è in possesso di tecnologie avanzate, basate su conoscenze scientifiche di altri mondi. Non vorrete mica tenere tutte per voi, no? Ora è arrivato il turno del Team Rocket, o meglio, del Team Rainbow Rocket. Avete aperto voi quell'ultravarco? Ehi, si fermi subito! Direttrice, no! Mi sentite? Che sta succedendo? Sembra che la situazione sia precipitata. Cosa sarà questo fantomatico Team Rainbow Rocket? I brividi! I brividi che ho in questo momento! Andrea, che è successo alla TV? La cosa più bella che abbia mai visto. Chi può essere? Andrea! Lidia, Lola! Lola, scusi il disturbo. Stavo guardando la TV al laboratorio. Andrea, hai visto anche tu cos'è successo? Sì, ho visto. È terribile, si è aperto un ultravarco e poi non si è capito più nulla. Forse era solo un montaggio per la TV. La mamma, sono sicura che va tutto bene, però. Vado all'Etherpad a vedere se è tutto a posto. Scusate ancora il disturbo, arrivederci. Oh, te ne vai di già uscita. Sembrava molto preoccupata. Andrea, non può essere niente di grave, vero? Che bello! Io sono contento che sia successo quello che è successo. Lo so, magari può sembrare una brutta cosa da dire. Però ragazzi, voi non avete idea di quanto io sia un fag della prima gen di Pokémon. Comunque sia, domani inizia l'episodio del Team Rainbow Rocket in maniera ufficiosa, ufficiale, oppure chiamatelo voi come volete, usate l'italiano, io non so parlare in italiano. Quindi, per questo video è tutto, Cuj. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e spero che l'intro al Team Rainbow Rocket abbia fatto venire anche a voi un po' di pelle d'oca come era fatta venire anche a me. Io come sempre vi ringrazio e ci vediamo domani con l'episodio del Team Rainbow Rocket. Bye bye!